Termina così, dopo circa 400 chilometri, un percorso, il percorso del terzo fiume più lungo d'Italia. Siamo alla foce del Tevere, una foce importante, 235 metri cubi al secondo di acqua trasportata di media. Questo la dice lunga su quale ecosistema, su quanta catena alimentare si innesca in un contesto come questo. Certamente il colore dell'acqua, beh, non è dei più belli, questo lo sappiamo. Gli inquinamenti, i grandi maltrattamenti subiti dal nostro biondo Tevere non hanno tuttavia intaccato minimamente la passione dei pescatori capitolini. Ognuno di noi, ogni pescatore di Roma è legato in un modo particolare al suo fiume, al Tevere, ed in particolar modo è legato alla foce. La foce è un ecosistema pazzesco, particolare. Possiamo pescare da terra al suo interno, oppure possiamo portarci al di fuori, perché in realtà la corsa del fiume Tevere prosegue anche oltre, fino ad arrivare a 6-8 miglia da noi. Questo vuol dire avere tante opportunità di pesca. Certo, possiamo praticare le tecniche più disparate in una grande foce come questa. Possiamo praticare e tentare tecniche difficili, tecniche complesse, oppure, se disponiamo di un'imbarcazione, anche di una piccola imbarcazione, in una giornata come oggi, ci siamo ai primi di luglio, temperatura veramente, veramente gradevole, siamo entrati in estate, ebbene, allora occorre veramente poco. Occorre poco per trascorrere una giornata assolutamente divertente. E beh, seguitemi, perché vedremo insieme di che cosa stiamo parlando. Ci siamo, 10 minuti circa di navigazione e siamo sullo spot. Sulla nostra destra noi le chiamiamo le bettoline, due piattaforme metanifere che in realtà creano loro stesse una catena alimentare del tutto particolare. Ovviamente creano una vera e propria oasi del deserto. Oltre a questo, lo potete vedere dal colore dell'acqua, qui i liquidi dolci. L'afflusso di acqua dolce arriva ancora con vigore, con forza, soprattutto in fase di marea discendente. Ebbene, questa è la zona, lo potete vedere attorno a voi, guardate quante barche ci sono. Questa è la zona dove siamo soliti noi pescatori romani, dove siamo soliti pescare sgombri, cavalle, i lanzardi come le chiamiamo noi, cavalle e palamite. Questo è lo spot, ora ci troviamo su un fondale prossima ai 40 metri, adesso per prima cosa, la cosa principale da fare è ancorarsi. Sì, l'ancora ha toccato il fondo, tuttavia anche se la giornata è estremamente calma, priva di corrente, ma sicuramente un vento termico arriverà sicuramente, e comunque abbiamo la necessità di filare in acqua 40-50 metri di sagola. Questo per garantirci, questo è il minimo per garantirci la tenuta del nostro sistema ancorante. Bene, sì, ora ci siamo ancorati, ma voi vi chiederete: ma di che cosa stiamo parlando? Qual è la tecnica di pesca che noi praticheremo? Ebbene, signori, senza ombra di dubbio, la giornata di oggi sarà dedicata al light drifting. Una tecnica assolutamente, assolutamente divertente e fruibile soprattutto da tutti, anche con piccole imbarcazioni. Qual è il nostro target? Il nostro target sono i pelagici minori, quali sgombri, sugheri e lanzardi. E poi
se ne avremo l'opportunità, ma noi lo tenteremo la cattura anche di questi, se ne avremo l'opportunità, le palamide, un predatore veramente veramente divertente se abbiamo la fortuna e la bravura di farlo arrivare sulla nostra scia di pastura. Bene, la prima cosa da fare tuttavia non è preparare i nostri attrezzi, i ferri del mestiere, la prima cosa da fare è calare in acqua la pastura, la fitta, sarda macinata e sale, niente di meglio, assolutamente niente di meglio per far arrivare da noi, nei nostri pressi, sulla scia della nostra imbarcazione, per far arrivare i pesci che noi stiamo insidiando. Molti sono soliti calare il sacco di pastura, la fitta, piuttosto in profondità, sui 20 metri, per poi salire gradatamente. Questo in realtà è il sistema corretto. Tuttavia, a mio avviso, in questa stagione, nella stagione calda, con i pesci presenti sicuramente nelle fasce intermedie della colonna d'acqua, non è necessario iniziare a calare così in basso. Possiamo tranquillamente calare la nostra pastura intorno ai 10 metri e poi progressivamente salire fino a 4-5 metri, perché quando avremo i pesci a portata in superficie, quando avremo i pesci quasi a galla, beh, allora il divertimento sarà veramente veramente molto. Aquarex e Blue Boat, attrezzi appositamente concepiti per questi approcci di pesca, fusti rapidi, fusti rigidi, ma al tempo stesso dotati di una vetta eccellente, in grado di farci avvertire qualsiasi tocca, anche le più timide, e al tempo stesso canne in grado di possedere una schiena in grado di farci salpare in tutta tranquillità lanzardi che a volte arrivano a superare anche il chilo di peso. Questa serie qua, Aquarex e Blue Boat Palamita, gli attrezzi, i compagni ideali per una battuta di pesca a light drifting. The One, ancora una volta, saranno questi i moltiplicatori ideali da utilizzare. Mulinelli versatili, veramente versatili e adatte a molte situazioni di pesca. Io ho portato con me i 6000, una buona bobina in grado di contenere 300 e passa metri di un buon 0,25, un corpo piuttosto compatto, una buona leggerezza, insomma veramente il mulinello giusto a completare il nostro sistema pescante. Ovviamente non solo sarda macinata, ma l'importanza, soprattutto se la nostra intenzione è quella di fare arrivare sulla nostra scia anche le palamite, beh, sicuramente dobbiamo utilizzare anche della sardina. La tagliamo in piccoli pezzi. Eccole qua, le alici fresche rappresentano sicuramente il miglior innesco. Come fare a innescarle? In maniera abbastanza semplice. Priviamo l'alice della testa e dell'interiora, la gettiamo in acqua, quindi andiamo a tagliare dalla parte dell'addome e dalla parte del dorso, della dorsale. A questo punto realizziamo con estrema facilità due filetti ed ora andiamo ad innescare. L'innesco è estremamente semplice, passiamo una, due volte, tre volte e lasciamo, vedete, la nostra alice, il nostro filetto lo lasciamo morbido, molto mobile. Sbracciamo giusto il necessario per far arrivare il nostro sistema pescante a circa
10 metri dall'imbarcazione. Facciamo scorrere un pochino di filo. Ancora dobbiamo, siamo all'inizio della pescata ed è necessario ancora comprendere in quale fascia d'acqua e a quale distanza dalla nostra imbarcazione i pesci transitano. Vedete, c'è pochissima corrente. Sto utilizzando 5 grammi di piombo. Vedete l'angolo di uscita della mia lenza? È ancora molto chiuso, quindi il mio terminale verosimilmente sta lavorando quasi a picco sotto l'imbarcazione. Sì, non è trascorso molto. Il primo pesce è arrivato. Eccolo qua. Eccolo qua, è un lanzardo di media taglia. Perché utilizziamo attrezzi dotati di vette estremamente estremamente sensibile quando abbiamo a che fare, soprattutto nelle prime fasi della pesca, quando i pesci ancora non sono molto attivi, lavoriamo molto in maniera tattile. Teniamo il filo della lenza madre tra le nostre dita, avremo modo di sentire, di ascoltare meglio quello che sta avvenendo dall'altro capo della nostra lenza, e ci consentirà soprattutto, non appena il pesce toccherà e inizierà a mangiare, ci consentirà di seguire la mangiata stessa del pesce. Veramente divertente il lanzardo. Noi possiamo tranquillamente rilasciarli quando abbiamo raggiunto un numero tale da soddisfare le esigenze culinarie nostre e dei nostri amici o parenti. Ma se decidiamo di mangiarli, dobbiamo ricordare che abbiamo a che fare con un pesce dalle carni estremamente estremamente delicate. Ed allora guardate, quando vogliamo tenerli, prepariamo un bel letto di ghiaccio dove poter infilare i nostri lanzardi, così sicuramente avremo la certezza di mangiare un buon pesce. Realizzare la nostra montatura è assolutamente disarmante, semplicissimo. Un buon amo ad occhiello dotato di un buon gap di misura compresa tra il 2 e l'8, a seconda di come vogliamo pescare, a seconda dell'innesco e dell'attività alimentare dei pesci stessi. Ora potremo tranquillamente utilizzare un buon 0,20, 0,23, massimo uno 0,25, e va benissimo, e in realtà questo è quello che stiamo facendo. Tuttavia è opportuno, ai fini di salvaguardare il nostro terminale da possibili rotture non dovute agli sgombri o ai sugheri, ma dovute alle palamide, qualora queste entrino in contatto con il nostro innesco. Ed allora realizziamo un piccolo spezzone di un buon 0,35-0,40 in fluorocarbon.
Ebbene, a questo piccolo spezzone andiamo a collegare quello che è il nostro terminale. Possiamo utilizzare del buon fluorocarbon oppure del fluorine, assolutamente valido anch'esso. Sarà la nostra preferenza quella di avere un terminale più o meno morbido e con un indice di rifrazione più o meno accentuato. Un nodo di sangue, solitamente io mi affido a questo nodo. Tre spire con lo spezzone di diametro maggiore, sei spire con il diametro inferiore. Ricordiamo che i due capi di questo nodo devono essere sempre opposti. Questo ci fa comprendere di aver eseguito il nodo nel migliore dei modi. Tagliamo le eccedenze di entrambi i capi. Guardate, 5-6 centimetri, un piccolo rinforzo. Una zavorra di quelle intercambiabili, comodissima, ci consente di cambiare la zavorra stessa quando vogliamo. E questo, praticando tecniche mirate di light drifting, risulta assolutamente importante. I pesci si spostano, compiono delle vere e proprie migrazioni verticali, come sappiamo, e si spostano lungo la colonna d'acqua. Una zavorra a scorrere intercambiabile, una piccola girella e poi un terminale di 2 metri circa. Tutto qua. Questo è quello che occorre per interpretare nel migliore dei modi il light drifting a sgombri e palamide. Guardate, io sto utilizzando fili ad alta visibilità. Ritengo questo sia importante per riuscire ad avere l'esatta cognizione di dove stiamo pescando. Ebbene, tuttavia, quando utilizziamo fili ad alta visibilità, come questo, o come anche il duo color, quando utilizziamo fili ad alta visibilità, abbiamo la necessità di interporre tra il filo della lenza madre e il nostro terminale uno spezzone, un leader di lenza che sia assolutamente invisibile. Ebbene, quando noi utilizziamo questi fili ad alta visibilità, abbiamo, a mio avviso, la necessità di interporre tra la lenza madre e il nostro terminale uno spezzone, un leader piuttosto lungo, parliamo di 8-10 metri, in fluorocarbon. Questo per far sì che il pesce non possa assolutamente vedere qualcosa di sospetto, qualcosa di strano. Ebbene, per questo io vi consiglio assolutamente di affidarvi ad un buon fluorocarbon. Un diametro compreso tra lo 0,25 e lo 0,30 va assolutamente bene al caso nostro. Un altro modo di innescare l'alice in maniera corretta è questo.
Guardate, abbiamo tagliato l'alice in due, abbiamo tenuto la parte della coda. Questo è un innesco sicuramente più robusto, più solidale. Abbiamo mantenuto la lisca, la passiamo una volta e poi andiamo direttamente ad entrare con l'amo completamente all'interno delle carni. Un innesco brillante, abbondante, sicuramente apprezzato anche questo. Mangiata, in questo caso lascio andare un pochino, metto in tiro, ci siamo, eccolo, è arrivato. Alterno i due inneschi, in realtà utilizzo principalmente proprio questi due, la mezza alice oppure il filetto spinato. We'll be right back.
Questa è quella, questa veramente è una cavalla. Guardate che bel pesce, veramente bello. Questo è un lanzardo di quelli sicuramente con la lettera maiuscola. Beh, ora i pesci sono entrati decisamente. Quando siamo arrivati la superficie liquida era veramente, veramente ferma, veramente calma. I pesci c'erano, l'ecoscandaglio ce ne dava tantissimi, tuttavia mangiavano male, è normale che sia così. Poi è arrivato un pochino di vento termico, un pochino di vento di ponente, ha mosso un pochino l'acqua, gli strati superficiali soprattutto, i pesci sono entrati in forte attività alimentare, proprio quello che volevamo noi. Il consiglio che io vi do assolutamente è quello di portare sempre con voi dei terminali già pronti, assolutamente comodi, soprattutto in questi momenti, nelle fasi più concitate di questa dell'attività dei pesci. Portate con voi terminali già pronti, assolutamente realizzati con cura, e perderete sicuramente meno tempo che prepararli, soprattutto in condizioni come ora, con un pochino di increspatura, la barca un pochino in movimento. Sì, quando finalmente i pesci arrivano veramente a galla, nei primi metri della colonna d'acqua, possiamo tentare con le bombarde. Ovviamente scegliamo modelli che abbiano un affondamento medio, comunque in grado comunque di contrastare la corrente, e proviamo la pesca. Ovviamente utilizzando la bombarda è completamente diversa, in questo caso non attendiamo la tocca del pesce, in questo caso quasi alla stregua di una pesca della trota noi lanciamo, attendiamo, contiamo alcuni secondi per trovare la giusta profondità e poi iniziamo un recupero con lenti gercate. E questa è la pesca con la bombarda. Vediamo ora se rispondono anche a questo particolare approccio. Non appoggiamo, questa volta cerchiamo di effettuare un buon lancio a sbraccio. Aspettiamo che la lenza si tenda senza concedere filo. Quindi lasciamo andare la bobina del nostro mulinello e contiamo i secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Decidiamo noi dove vogliamo iniziare il recupero, quale sia la fascia d'acqua dove pescare. Ed iniziamo. Ah, ecco, una mangiata è arrivata subito. I 5 secondi. Eccolo, è arrivato subito. Divertentissimo. Ecco qua, bombarda e lanzardi. Le sillogie con la trota lago questa volta sono veramente, veramente molte.
Bene, ci siamo. Per noi è il momento di rientrare. Questa sessione dedicata all'air drifting è appena terminata. L'appuntamento però sicuramente è a breve per farvi conoscere uno degli altri aspetti delle tecniche di pesca praticabili qui alla Foce del Tevere.